Mo Petrucita. Petrucita. Insomma, magari l'introduzione che fa sempre interessante, Maria Paola. Petrucita. E così Maria Paola dice, la quinta di Petrucci, narrata da Uniberti, potrebbe essere inserita nella tipologia di varianti che si intitolano Il diavolo, la strega porta a casa, l'eroe dentro un sacco di carta, che è più noto nell'Europa centrale come la storia di Jane. I fratelli Grimm non inseriscono questa fiaba nel loro libro, e tantomeno lo fecero altri famosi compilatori. La ragione di questa scelta risiedeva nel carattere eccessivamente crudo, poco adatto ai bambini, dell'umorismo con cui la fiaba di questo Young veniva raccontata. Ragione per cui prevalse la diffusione orale del racconto, che fu scoperto relativamente tardi dagli studiosi alla fine del 1800. Però questa fiaba di Young gode grande popolarità nella Germania nord-occidentale, nei Paesi Bassi e nelle Fiandre, e ha molte analogie con quella di Petrucci, mettendo in luce molte cose in comune. Questo Young, come Petrucci, come Policino, oppure Pochettino di Perole, è di piccola statura, quasi un bambino piccolissimo. Jan vive in una piccola casa di carta e Petru sta seduto sul davanzale della sua casetta. Entrambi vengono irretiti da una figura diabolica che nel caso di Jan si presenta come una strega, mentre in quella di Petru è come un mago. In altre varianti anche il diavolo che cattura Jan. Nella quinta di Cuniberti, la carica negativa dell'antagonista appare ancora una volta indebolita rispetto alla variante di riferimento, alla variante di questi, dei Paesi Bassi. La strega cattura Jan allettandolo con la promessa di un regalo. Essa, cioè la strega, dispone i tempi e i modi dello svolgimento narrativo. La sua è una posizione dominante. Al contrario, in Petrucci, la regia degli episodi è interamente affidata a Petru, che sembra proprio agio nel manovrare con scaltrezza i fili della trama, mentre il mago agisce di riflesso, dunque con una presa emotiva minore nell'immaginario di chi ascolta. È Petru infatti a decidere o meno di lanciare il fico al mago. Il mago diciamo lancerà via e Petru poi tira. La sentiva Petru cita il mago. Petrucci era una routine abbastanza intelligente, a vuole perché non si è troppo di un marrone di oggi a e a vuole perché sono c'era niente che non è, si è lontano di essere un po'. E lo suo cuore, e lo suo amore, che gli andò a che gli sodì. Ma di te, quante caramelle? E chi lo ha pensato bene? Dice, quante caramelle? Anche che chiamano gli ha morto. Quante mi dormi c'è nulla da capire via la griglia, nessuno da capire via la griglia, perché è cosa che il pesce mangia tutto, la giù. Allora pensava che aveva fatto due figlie. Due figlie, lo cercò, e lo stasse si apre sul davanzo della finestra, e lì passa via la griglia. Allora che mangiava le sue figlie, gli passa il mondo. Oh, ciao Petrucci, dove va del bello? Oh, ma due figlie. E dopo con un amico, che il Petrucci usò, che se gli sportava una mano a noi, il mondo non c'è paura. Allora si dia un po' per la campagna di luna. Campagna di luna, ma il mondo non è più, cioè che maniera. Di che cosa gli andava da io, ma non ti dei io per fare. La figlia con la lanterna, il mondo dice, quindi niente, la figlia, è lì a porta, sporca, quindi e da via. Sa figlia sta già lì, è una scivola, una giota, c'è una pianta. Sa pianta fa le figlie e Petrucci il contento, la pianta di catena, non si può mangiare le figlie. Non dire di mangiare le figlie.
Passando. Oh, ciao Petrucci, una volta lì si la pianta. Oh, ma in due figlie. E torno con il tuo amico. E che la campagna in due. E mo che non piove, non è che tu fai. Chi ti è giù, che ti perdi. Ma non è che fai. Dai in mano, diciamo che dai in mano. E Petrucci è scurrito. Bracco. Bracco, chi è? Bracco, chi è? Io ho un soc, ficco lì da un soc. E per camminosse. Camminasse alla mira, c'è proprio il piscetto, era fermo questa piscetta, lo so, questo sotto la terra, poi va più di un po', lo so, muoiamo un portuso. E Petrucito, diceva, cheat, aveva già un nome, io dico, Petrucito. Uglia riesce a andare con il portuso e via le scapoglie. Prima di scappare, di scostesse, gli ha poi il pene, gli ha fatto la rinta col soc, poi gli ha rinta e per... Però partì. Poco finì, mi sono bisogno. Branco con socca, un pasposo. Ma nel paese. Adesso nel paese è un po' più da mangiare. No. Versa la sua coppia, la sua funda. Se siamo a catena. Questa cosa per me è un discorso di fuoco. Catena, metta la candela, metta la candela, butta metto il cibo. Ma te, la metta, fai la caldera che butta più cinti. La fuma, la caldera è caldotta. La fuma mi trova caldotta, diciamo, con la stiva, che non so, non so, che si, io è più cinti. Brrrr, una dritta, con le pelle, non posso risolvere. La caldera, la morta, se la stiva di fuori. Col boia o via fonda. Col boia del petto cinti via fonda. Non mi brr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 
il costipinello so. E forte. Passa lì, passa lui, passava più la moto, per l'uscita sembra la pianta. A bel di ieri. Oh, questo si qui. Ciao, Petrucito, come la vola? Petrucito, vignava un po' perché si fuori la tua volta. Poi volte tu una bellissima la pianta. Oh, ma due figli, ma mettiamo due figli, oh, i miei figli in pioggia. Non è un amico, non è un due. Anche da poi. Ma ne, ma è già detto una volta, da degli hermano. Diciamo che cosa degli hermano, anche degli la roba. E tanto Petrucito la sua settimana, finché spurro di una mano, con quelle figlie, oggi è bravo, in campo, con il socco, e vede partire. Papi fermò, se non voglio dare via. Se manca un popino, sto e già lì con il discorso, per la nuova catena, questa fai con te, questa volta via. Ma sua funga, a qualche ruolo, ma noi abbiamo mai fatto la chiesa. E di momento fai come Gesù, sì, e ti nemmo come me. E mi ha detto, qua te sto lì, ma guarda, per giù la sua stanza. In giù me la mangi, non mi piace, ma poi lo mangio. E ascolto so. Ficò Petrucito all'età la stanza e la funa gli ha detto in giù, gli ha detto, il mondo era così, un disafficante per in rinta, per tu che sei Dio dei grossi, ti invece tu ti fichi stiunque. Però è tutto sempre male, che lo so, non è il mangiato. E tu ci dici, il mondo, fichi di per in rinta, non ficò un giunque. Non più tu come, una volta più messo, sì. Così sono piaciuto a me, la finita si è stupido, ma il pure, passa lì, passa una smano, basta di a te, basta, un grosso me, se vuoi mangiare, lo mangio un po'. Allora, dice, più la candela, dice sua funga, mi unia un vite, mogu, maghini, magun, tutti i parenti e amici, noi per lì, e sua funga, i suoi venuti, fino a che, ma se così, e a dire, del via a porta, e dice, scopriamo che costa. E scappò. Il mogo arrivò con tutta la parentela di quella vita, ma che è detta però, chi la desperò, morta però, allora facevo un vicino di casalone e uno su un fornello, e gli ha detto però che mi devi saporta per sapere, poi zoom, mi passò per lì e scappò, ma io mi ero trovato a portare, io sono andato a portare l'altro.
Vecchia lì, c'è qualche sala, mette il libro e lo si dà forneo. Il mondo si dà forneo, non dice, passate su. Qui a pianta se che alla vita non ti si finchia così e poi abbiamo così stesso sta cenciola dritta e la rimontò su il film da schivo che è morto per quadagno è successo sarà forse stanno anni e ogni trunche e con sporsa il trunche invece di Grimm ogni rossicino ne? Rossicino. E poi dopo è una variante friulana. Qui è una strega che consegue a Pierino e questa strega finisce a ricomprigiare di fornello. Quindi è proprio, le fiamme sono proprio diffondute capillarmente. Che smontò, ma detto di voler fornello? Ma che prima c'è un buttato. Cosa? Prima c'è un buttato, prima lo buttavo. Vabbè, adesso è l'unico di che lo buttavo. Ah, il buttato, portato da notte e ficò. E che aveva perduto la stanza? Ah, ecco, Evo. Mi sono 60 passati in che parole e parole. Adesso che dimmo due fornelle. E mosche. Se si è sentita con te, non è molto andata alla porta, ecco, da diversi posti con te. Dice che la, una che si era mosca, aveva la sera di to a notte. E a me a lei si sportonava la mano. Se, per passare in comanda. Per passare io. E dice che io due figlie e una nuvola, che la sia in tuo legge, in agonia, ai suoi di mia mamma, io non ero nel dedo. E da volta che ci sono preso dal fornello, la nuvola, e la pensamenza per la ramossa. E esplosivo con la ramossa, e chi la toccò con la ramossa, tre minuti della prima camminista, che era la ramossa sotto il forneo, dice che quella ramossa è molto su tutta la volta da quel forneo. E io ho sentito con te che a parola, anche che mi trovavo a Mislai, trovavo a Mislai, a Mislai, a Mislai, e non scurandi, sentendo con gli occhi, con te la stessa maniera. Invece mi ha raccontato una che la cultura ha detto che quando era morta, ha detto che andai a tribunale. Sì. E che hanno la palafica che è morta. Non capite. Quella lì è una che invece se lo so l'oriano, lo so, quando l'oriano. E era in servitù una famiglia. E servitù dove suente davanti a poco. La padrona, che aveva Mario. Avevamo vaghissimo un po' di servitù, ora non è che dai salotto, non vi ho guardato per una. Dice che la sera, doveva passare insieme alla passarella attraverso il suo salotto e trovò se ne feri, ecco che sono sì, perché era per noi, la mia storia sono sì, per noi sono sì, traverso. Una Roma, questo mi ha consegnato un tocco di bosco lì, io branco l'olio russo. Dice che arrivò qua sua padrona e l'abbiamo assoluto. E dice che ho visto anch'io e ho allora che cosa? Che cosa? So. Si fuma così deve fare, così deve dire. La mia Sì, è magnifico perché sono un racconto in casa. Dai miei parti contavo anche di Caribuglia, dove va un po' fuori, che tirava in uscia, cioè che tirava. Io ero da per peccare in uscia. Se la dorma era al sole, era un forza. Sì, così devo fare, così devo dire, è impossibile. Non si dice Maria Paola, i protagonisti di questa tipologia di racconti sono sempre una donna vedova e il figlio sciocco. Al quale viene affidato un compito. Non se ne conoscono con esattezza le origini e le modalità di diffusione. Certo c'è un'antica versione del dire e del fare nei tre canestri, una raccolta cinese di siti buddisti tradotta dal sanscrito, quindi molto antica. I fratelli Grimm accolsero le redazioni del fare e del dire nel loro libro.
Hai proprio una storia d'incastro, non smatto, cioè un paro l'ultima cosa e combina sempre guai. Sempre guai, è bellissimo. Sì, l'incastro era con l'altra. Sempre Giovanni, volevamo maroglioso, ma tutto, ma boccioso, insomma. E sua madre, io appena so poi, ho visto sua madre, stavo in campagna, sua madre andì, ai suo, Giovanni, entra con gli amici, entra con gli amici che cosa, quindi mi appignano da mangiare, entra con mamma, gli la bina a e con la bia la bia tacchina e la bia fa cuba tra comando sacco laggiù venga da mangia e poi come io subito una quella che sono sveglia io mi posso qui sì Giovanni allora guardando il mercato Giovanni io studia un po' la bia tacca mangia perché vogliamo e da mangiare insomma aveva detto mangiare ti do la farina al media ti appoggi un po' così da bere e capire la vita mangiando un po' di farina hanno mangiato una masca messo anche la farina al medio guidava la terra la terra bereva con la vita portò io da così mi diceva mangia e con la vita e mi mangia un pagnotto gli do un bastutto gli do un po' di mangia e mi mangiava dopo un po' di napito e un po' mangia che se tu in una patella smossa, eh? Quando si arriva, un bastone, che la birra ne mangia, lo ha preso il bastone, poc, la patella si attesta, e con la birra. Avevamo buttato a terra, su una trampolla. Giovanni pensò un po' che era adesso. Io mi sono sveglio, mamma mia, perché mi sono sveglio io. Voi non schiavi tu lì. Chiaro tu lì, in campagna, in tempi di tempi, io mi ho messo che ficasse con un nico, con le socche, la chiama e due, e se la finita crac, crac, e la birra mentre cacua, perde il piume, su tutti anche galline, perde il piume, sta messa. Quindi io via Russe, la porta a Russe, che era dritta, bisogna accostare la cima, la scalda io, t'accostare con io, t'accostare il piume, e arriva sua madre, Guarì, Guarì, vedeti, e Russe, guarda lì, per chi si dice, il bello c'è ancora, il capsetto, sì, lui. Perde per me, è suia. Sapete che suia è tanto lungo, perde per me, non è per me. C'è che te suia, dopo mi va, oh, è perde, non posso rimanere, il padre, siamo a terra, non posso rimanere. Mi ha visto una carrozza, c'è una pulita, zac, si tolgo la carta. Poi stavo lì, tre avessi, tutti e tre con la carta. Alla mia che ho lasciato una porta, un cazzo di panna, no? Ma rospa, rospa, col fermo, muore via via la droga. Ecco. Portate via, ma che mamma, via gli è cattolica. Per ora ne perde, la vale in massa, ne cos'era, gli vina a farlo sempre, e ficava lì. Ma tu stai lì, mi dà tutto un e in piscina, mi viene a muscere a Giovanni. E lui già, non mi intendeva di chi è una carosella, mentre piantea lì, te gioca lì, te sveglia, te gioca lì, ma lei, prendi lei, sì. Non sai che dietro di te, mentia che tendesse a te una croma, no, un po' di ferro, un po' di ferro mi piantei il pascù, so cos'è un po' di ferro, un po' di ferro, con il ferro, una punta, un osso, un 7 kg, un deus, avevo una serra, dunque, lì a piantare lì per non perdere. Mi sono passato e mi hanno messo cucino da gioco. Passato, sciacco, mi hanno messo cucino davanti, mi hanno messo la tua mano, io lì in sorro, lo accorto,
Salve, Fer! Salve, salve, con tu giuro che tu sei tu! Oh, ma Giovanni, lì dove piante io lui, il po' Fer, e ti ha messo sporla, lì, per lei, E poi, lui e Renato, che sta ancora, e mi da prima, e dico, va che te ne accrova. Che ti si accrova, che io ho una pastura, però la ciuma come tu. Ma ti dà che te accrova, sta con la crova. La mia fa, non è niente, posso andare a fare sport. C'è quella crova, pronta, posso fare sport. Quella crova, e mi era lì, per il rivolto, con quella crova. E poi, ma che ho lasciato, portate la crova. Ma Giovannina, la crova, la tacchiera, il rosino, il nero. E poi quella crova, sport. Non vedo via. Adesso ma che ho, non posso, ti andrà a te nulla. Perché ti ero sentita, nulla, nulla a terra, che sarebbe la pignotta, come lui diceva, la pignotta, nulla a terra, la pignotta, mi diceva nulla perché mi sono pianta solo nel mare. Allora, se sulla, nulla a terra era lei, due manie, non so, no, che non so, era la cosa, non è, no? Era un po' curvino, la mania, tutto, che non ce l'ho a fare, il cordino e la mania. Allora, gli cattola, la mia sedretta, ma gli sta cosa, fino alla mania, no, ma non c'è un bambino sempre lì, boh, lasciamo perdere, vuoi pigliare a casa niente, tanti bambini sempre di voi, va al merito, pigli un po' di media, e tu hai mine e tabacini per ti mandi a compo farina, poi mi posso pulire, mandi trivi, mia pulita, forza. Ma ricorda che la minna in un enancù, la minna è una misura che una volta che ha 2 kg e il cup è 5 kg. Allora, la minna qui ad aiutare a fare cose, lì c'è la minna e devi tenere un cup almeno in poca, ricordi per lei? Sì. Arrivo a fare cose spalla e per non smettiesse a fare la minna non è una cup, la minna non è una cup, la minna non è una cup. Ah, gli dà via, gli arrivo questa nuova, e fa, lo viste? E dice, la minna non è una cup, come la minna non è una cup, non è una cup? Mi smetto, 2 kg di anno non credo più simile. Ma mi sembra che gli sapeva preparare. No, no, ti dice che ci sia tanta abbondanza. C'è tanta abbondanza, c'è tanta abbondanza, c'è tanta abbondanza. Arrivo a una vita e era una scultura. Andava le adesse. Mi fa, mi sta dando abbondanza, mi sta dando abbondanza. Ma sta dando abbondanza perché che muoio tutti. Dice, se una cosa fa abbondanza perché che muoio tutti. Ma allora cosa devo dire? Dice, l'anima sua è paradiso. E non è l'anima sua è paradiso, l'anima sua è paradiso, voglio per scuola, andava a nato, l'anima sua è paradiso. Allora la mia è una mica esplode una trevola. E che lì, l'anima sua è paradiso, l'anima sua è paradiso. Dì, ma non è niente. E la sua parte di suo, perché non è che la trova, cosa devo dire? Dice, spera che la trova. Allora spera che la trova, spera che la trova. Allora mi arriva la scusa, solitori a testa, dice, spera che la trova, spera che la trova. Povero. Cosa dici? Sei una scusa, non mi arriva che dice, spera che la trova. Ascolta. Dice, più su tutte paliglie. Tutte paliglie, più su tutte paliglie. Mi sono dite paliglie. Era la mia, la cosa più nuova. E che avevo le mie cose, mi sono dite paliglie, bisogna fare tua cosa. Allora, cosa dice lì? Dice, Dio è morta. Arriva la mia, allora, io non ho visto al fumo. E ha il bosco di danza, il polizia era il rischio che fa Dio è morta. E se non puoi andare al rischio, non devo dire Dio è morta. Cosa devo dire?
dice che sono sempre sciuccio. Io sono sempre sciuccio, sono sempre sciuccio. Però io ho l'idea, ma non si sapeva che viene il mio. Io attacco io. E mi viene a dire, non è che tu ma ce l'hai la media, ma niente. Perché sentite che fumo via solo tu, e poi che macinetta. Tacco, vedi il tu. E poi avessi la macinetta, tanto sul modo. Ma adesso il modo, un dono, piove la farina, prende tre dal mini, il fuoco. Guarda come una cosa pulenta. Guarda come una cosa pulenta. E l'aria era portata con la farina pure, no? E ciò che dopo non scordate che sono questa cosa con la farina. E a finire il macinetto, ha tirato tutta l'oppia, si è passata tutta la spola, parte di spinzato. Arriva qua, è la farina. Ma gli mandò da chi? Ma è anche del minchio, allora. E il manco stasì che non è riuscito a fare niente. Borta, torna si accò, e che si è finito. La linea che si trova io per fare. E questa è bellissima, eh? Sì, così è dire e fare. Dire e fare. Cioè, no, guarda la dia, chi è la porca batteria? No? Come? Quella dia, chi è la porca batteria? Perché non ti vanno avanti, pure con gli altri. Io alle figlie, siamo andati a 30, alla storia, e tutti ieri alle 9 le figlie quando sono più davanti a questa che lei tirava le io, perché era di Rama di Esca. Ah. 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 Allora guarda che ti vai che ti devi giuliare le figlie, allora chiaro. Ah. No. Ah, ecco lo io. Allora tu ci eri, allora tirava le figlie. Ecco, mi sta sempre bene. Quindi se siamo anche diffuso, gli erano le varianti. I dischi, sì, sì. L'ho capito adesso, gli erano i dischi che mi guardo uiava. Vinile doveva avere forse neanche io una lettura da più. Ah, la giovanezza sì, e sentire sì, ma se ne sa fare la più o che io ne sì. E sono abbastanza simili a questo. No, la giovanezza più che la storia lì, dopo ho passato a quella della via piena, fino a... però ti ho chiesto come c'è, e comunque è chiaro che si dice, per essere dopo le volte, che è il bordo dell'Asiatica del 57, la 60 anni, cioè era il principio e andava a dischi lì, mi fa sempre da città, deve essere la roba che aveva fatta a TÜV. E dico perché anche quella tutte le prediche non bucava, perché dopo a ripiaie Farassino, però aveva già fatto tutti chiaro. E lì gli era lui che aveva solo me, quella perché era più che suicidarsi, no? Ah. E gli era fava un po' lì, però gli era fatto un archi, una cosa fare le robe. E c'era sì che aveva San Vito, più vecchio lì, uno gli stai un po' insieme, ma per prima la seguisse, se cose sì. E lui usava tutta la sua storia, adesso mica si è mai più visto. Per ora fava teatro che non è, ma fa tanta registrazione. Giovanni era proprio di... Il cavallo battaglia. Ma lì il tempo tre, e non buttò più che adesso, perché gli ha niente durezza. C'era una cosa bella, si fa magari niente, questa arriva... Si inventavo, modificavo. Quella lì che rischia sempre, tu mi dialetto appunto nemmeno uno, ma forse gli avevamo puntuato se qua, sì. Gli è passata via Streccia, gli trovò l'uva che mi ha portato, gli dice dove mi ha e l'uva dice dove mi ha portato. Allora gli andò dal cucino, dal vitello, a fare vedere la canfusca, e il vitello dice dove mi ha portato. Dove mi ha portato? Gli dice dove mi ha portato. Allora gli dice, mi dottorio non lo so, dove mi ha portato? Che poi sapevo l'occhio. E andò dal proprio, il BFM. Prende la bocca e il prore dice, dove è l'eva? Allora andò dal Nivore, fermo di Deva, e il Nivore gli dice, qui è da Ciunza, per un morbidise, sai che penso sul figlio di Deva. Andò dal Crim, fermo di Ciunza, il Crim, lui gli dice, dove è la Gianna? Che poi ci mangiamo. E andò dal Rupo, il piede della Gianna, la Rupo dice, ma te che ti avevi una perchia, per il botto, per il botto la Gianna, la Cadè. E dal Fre,
bisogna mettere dal socio, per piede aperti, il socio dice, ma che ti apri, che cosa ti è? Una quella, quella sei un po' essere. Dai del freddo, ecco, dai del freddo, a fermare vedere la puera, il freddo, perché c'è un po', allora, pago la puera, c'è poco la puera degli absorzi, il taglio è aperto, però c'è aperto e portato da lì, batti da lì, questa è la giampa, questa è la giampa, portato da lì, creare una giunta, questa è la giunta portato da miure, miure non vedeva, piaceva portato da blu, mi piace il fegli portato dalla bocca, la bocca da me l'olio, piace l'olio portato da vitello, vitello da una carfusca, piace la carfusca portato da lui e l'uomo da me la porta. Anche questa è tutta quella qua, eh. Non era logica, eh. È bellissima. Ma lì sono, mi senti la puntetta, ma non la luna morta. Ma è tante, è tante che... È un circolo, eh. Bellissimo, le nuvole, assurda e nivole. Questa è la vita, è vero. E con la gnogno. Per vivere, gnogno aveva bisogno di un altro. Gnogno aveva, non è con questa forma, con i doppi filmi, un po' differenti. E lì, qui fosse poi, noi non ci fosse. E un impero di mosse, bravo, proprio di mosse. Le rimosse, poi le rimosse. Tre volte le rimosse, non è da me, non è da me che è un man man. Gli viste tre, gli campò, gli due scappò, gli una scappò. E dice, vabbè, ma sei scappò te. No, Dio mi dormiva per le rimosse. Le rimosse scappò in di uno, sarei la pilesta. Allora poi domanda, per le rimosse buttano una bella borsa. Poi dice, adesso mi viene a travagliare, eh? Ti fate da mangiare, ma io sono mancato un po' buono, mi non fate da mangiare, voi fate il buco, e non mi fai il ragione, però guarda io. Io ho messo poi, io giù, adesso ti, non lì, ma lì, non voglio prendere da mangiare, tu ti fai il buco. E mangiamo la ragione, io non mi fai il ragione, ma adesso dove? Se sono lì, che ho già fatto il fuglio. C'è posta. Però tagliava la gente posta, c'è poi una limosa ficava la dente, guardava un po' lì, mettevi tutto lo sotto. E quella limosa c'è un po' lì, poi la pova e facevi il muro con la posta e assolti e camminavo con quel posto sicuro a lui e ne assolto, ne a terra, ne attacco la gamba di tutto. Ma è una seraviosa. E gli addormentiamo, ma sei limosa. Beh, veramente c'è una cosa straordinaria, lei un cucunto parecchio, veramente una memoria incredibile, sarà anche queste storie. Dove è pure lì? E quando c'è la città, quando è Giovanni, quando è nascito Giovanni? La storia, la trilogia, ogni... Quando è nascito Giovanni, dopo è un po' più grande. Io dopo quella lì, con le 23 ore, la lì è bellissima, lì è bella, è lunga, ma è lunga, ma bellissima. E salina, i bambini intorno. Tocca a chi? Il merlo da Quadro. Ah, merlo da Quadro. Il merlo da Quadro e gli epigrafi. Il cielo d'oro qui, anche i tigri. È quello lì, il cielo d'oro. E lì continua a il merlo da quattro ore, gli epinemi riesci a che mira con fissa e con fissa. Non riesci a fare niente. Perché io sto ieri. Allora, mi sentì da meno uno. Dopo il passaggio di ieri, mi sentì con fissa. E io mi sentì un po' che mi tengo un toglie. Finché ne avevo con te, i miei figli. E già, e allora... Ma la figlia è via di Caterina. Parate... Io sono 50 anni che sono Mario, e ho 48 anni. E dopo 40 anni ero a genere. Allora io, ma io sto in gioco, che pina con toglie. Che pina sentì e per questo qui.
Grazie. Sì, però l'altro è. Grazie di ricordare. Prima che andare scontando e tornano, recupera anche l'altro, torna alla memoria, agire in maniera strana. Allora grazie, grazie a voi altri che. E la cosa, perché una volta tanti ieri su quella volta quasi sempre fa, e che sì, i demoni di un'idea fisica. La fisica. Non è che è la fisica. La fisica. Ma come questa di. La fisica, quella lì, con quello silumì, quello lì. Che sì, io ho scritto da te. Stava in Brioglia, era Santa Cruz, lì, e vedevo io in colma. Non so, come morto sarò una vintena d'oggi. Vedevo gli incolmi, che io parlavo poco. E la sera gli hanno fatto giù le corte, che avevo già che su di su, gli hanno fatto giù le corte e giù lo tremo, perché era con giù, non mi ne parlo. Si tremi, gli hanno preso arrivo a qua, io non so cosa sei, arrivo a qua a domenica mattina, che fosse lì, non era riuscito da qua. E dopo gli hanno andato la russa e gli era lì un liquido della mia. Udavo un po' più amore, insomma, quindi. Sotto la borsa, mi diceva che gli è marsupino, è una piossa. E che sì, gli era lì da usini, gli stava sempre da usini e scusiamo se mi cavate quelli con la fisica. Sempre lì da usini e io ce l'ho visto, ma chi non l'ha visto? Se la piossa a patalù, questa cosa del pene con una mossa. Io ce l'ho visto, ma chi non l'ha visto lì? Patalù, questa cosa del pene. Sì, a piazza ma fisica va di là, seta fisica, cioè di là è prova di trasformazione, sì, sì. Di là dell'essere, perché i maschi si trasformavano, no? Sì, lui è più bestia, la fisica. Io dove fa la fisica? Lì era uno riflette, che si scriveva più la fisica forte, se ne lo sei la fisica, ogni modo devo dire. Cugava tante cose che io ci cugavo neanche. Insomma, ma gli avevo in cuore, se ne è. Lì dai monumenti caduti, chi era lì che prima della settembre lì, gli era lì, era tutto un anno, re, e gente, e la mia era galilla, ci sono sentito fuori perché passava lì, diciamo qualche cosa, non si parlava ma si, ogni giorno, ho suonato che cosa, fuori una galilla, cagliava un legno, tacca una gamba, grubò una sorta. E gente un po' mulino, per cosa carina, questa carina camminava, non lo avevo lì per niente. E io ero lì che ha sempre riflesso. Per molto chiaro, Sofia, più vecchia mia. E ero lì un po' questa casa che gli dico. Questa casa che gli dico, che aveva visto, per toccare una scuola qui, cinci me la presi. E che si io non è di schianto e scappò. Dopo il discorso se un po' ci fuori che una gallina che era bella a lei, che si può con le sue, e io si figlio il boschio che voglia a testa che può con un fisco. E io ci dico, chi avevo visto? Ma io c'è niente in mezzo. E avrei lì sul visto. E sì, ma fisica perché proprio interessante. Ma perché detto prima anche quello che contava che gli boschi erano buttò da te. E che era vitavo di cavoi di forza e gli altri fa la fisica e gli ha fatto bene si opinando a tirare su e si fa la magia fisica i capponi gli ha fatto una monte allora su sì io appunto nel 5 e vado 80 che allora che allora sarà nel quinto ma io appuntavo tante cose di 80 è morto 63 e voglio dire, quando io montò il campanunque si in piazza, andiamo sul campanunque per la ciucca, e scriveva tutta la mattina, perché una volta io avevo niente, ma non avevo uscito, non sia mai. Tutta la mattina lì che frugliavo, e sa ciucca non riusciva a tirare su in cima. E dice, beh, dove mangi? Prima di mangiare, spingiamo a qualche volta, giungiamo le scarene, giungiamo le suore, spingiamo al monte. Che con scarene sarei voi? Il carrucco, 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 il carrucco,
Tagliore. Che poi erano, in questi casi, erano berricelli. La vera traduzione è berricello. È una rua sola. Il berricello ha più, è un meccanismo demoltiplicatore dello sforzo. Ad ogni ruota aggiuntiva si dimezza lo sforzo. Si dimezza lo sforzo. E lì, se in un bike ti con tante scarelle, tre scarelle, due migliori, tre scarelle, in una a via fuori, in una via muy piano, e l'ultima via pian piano. In ogni modo, che si vuole che ti avessi questo scapso, sa ciocca magari, e andate a vedere il nero, voleva ciocca in cima, più poco, un po' di e dice che Dio poteva vedere. E non riuscisse a spiegare. Però non riuscì a capire. Mi guardiamo il tiro cellulismo, se la vedo, se non vedo, mi appuntavo così. Mi appuntavo così, mi appuntavo così, mi appuntavo così, mi appuntavo così. Io mi incontravo la fisica. Comunque mi chiama del film, tu va a Pepano. Mi sono nascito per morare. Ah, per morare? E mi ha parlato a Montegioia, ma mi ha raccomandato giù. Mia Madonna arriva giù, mi porta dunque più tranquillo. Calcigliaia, lì se ne sta per fare. Io mi andavo a cercare, e poi aia, tutte le matute, io non c'avevo niente nelle notte. E le traversavo da via, le traversavo lì. Dai piani, se ne andavo. Io, non si può schimare gli occhi. I lotti e mi dioia. I lotti. Vengono bagnati a cosa? Ma i lotti hanno foglie. Un 50 euro. Comunque, e c'è una sorta di buccia. C'è un signore. C'è un po' di sacco, non c'è la colpa. E poi adesso, c'è la tappa. E si è stroppato a te, e figlio da lui. Poi io vado che da quando c'è un tesoro. Che la sia io mi sono lì. Hai voglia di fare, io chiamo. Sparta un po', la sera io trovo un grillo, io trovo un grillo, è passato quanto si può vedere se. Ma tu non è che sono pulissimi, mi fanno anche si pulissimi. Io ti dico, c'è per pari, perché tutte queste storie lì saranno, non lo fanno. Il mio inno che ha contato in sentieri diversi, con te salite le mosche, e andrò io a comportare un patanù e un campo di apriacoli e poi anche di prima di gallina. Voleva a comportare un sportuno in un bosco. E il bosco è breve o sacrista, così se ne è, io anche se non se ne è. E altri se sono breve, per fare stacche da lì, per dire, il bosco che ho taccato, breve di ranaia, è sacrista. E chiudo. E andai il chilometro e scriverò giù, mi avanera la forza del stacchetto. Dice scriverò, e nello stanco è morto. E prendai il breve e prendai questa cosa del breve. Ma lì sentivo montare tre volte. Che avevo puntato al testo, che avevo puntato al sereno. Ma lì, quello è romano, dice. In ogni modo, quelle di mosche parodi, sono parodi. Parodi che sentire tante che in lui ricordai, perché San giù, bisogna anche una volta scuola. Sì. Però queste sono di bere, sono ah, sì, sì, sì. La fiamma sì, classica sì, è bella. Sono giardini. Giardini e poi, giusto, non sono sì, anche per i maestrati. Ma allora lì, devo che i piccoli riuscivo a una suggestione. La suggestione è un po'. Suggestione è, per esempio. Qui si è impattato un più forte di altro. Bastava niente per la... Superiori. Superiori. Che santo viene? Chissà perché. Per esempio, che adesso le cose diverse, comunque le proprio succede a gente che consuma. Io ho avuto gli amici, no? Succede a gente, ho avuto gli amici e lui voleva tanto malori, no? E otteneva lì e quindi lo sbugiava più. E la mattina la fumla della tramisa, sempre sul mio giochino e si guardava avanti che si voleva malori.
E lui dice, c'è Andrea? E chi lei dice, no, è uscito. E lui dice, va bene, pazienza. E lui, e chi lei sarà la porta, gli ho 3 ore che lui va morto. Ma autentica è questa, 3 ore che era morto, chi l'hai visto? L'hai visto su lì davanti. Comunque gli è delle cose strane, sì, delle cose che succedono. Se ne spieghesse, normalmente. Io non succede me, lo contentando che sia visionare, comunque non succede me. La misa che io ho visto proprio insieme alla pianta come una figura parete, campignola. E aveva morta tutto mesi e mi guardando io pensavo, io ho detto chissà grazie come starò e io guardò verso il suo co cioè che mi veniva su viole e dico lui ho la fico tanto e mi insieme si pin proprio insieme al suo co e io ho visto la figura lunga palè che anglignava ma questi notti non è scomparia. Comunque, diso che certe volte morte, di fenomeni, che sanno che tu vai a massare te, che gli magari un legame affettivo particolare fra le persone. Cioè, cose possibili. E una... Cose possibili, perché effettivamente se io ho una parte spirituale in lui... Sì, sì. Io queste cose ci credo. Perché è umane, eh? Questa è interessante, poi già passa l'una. Questa è proprio interessante, perché se vuoi che mi rimasta per la settimana, che cosa? Questa è umane, c'è pure bandone.